Buongiorno web spettatori, Gilda TV vuole iniziare questo nuovo anno con un servizio sul Global Teacher Prize, un premio che viene definito il Nobel per gli insegnanti. Verrà assegnato $1 milione ad un insegnante eccezionale che abbia dato uno straordinario contributo alla professione docente. Sono 5.000 gli insegnanti di 127 paesi che sono stati segnalati alla Vocal Gems Foundation per la selezione del miglior insegnante del mondo. Tra questi sono stati selezionati 50 finalisti, tra cui due docenti italiani, Daniela Boscolo, che insegna all'Istituto Colombo di Porto Viro sul Delta del Po Rovigo, e Daniele Manni, che insegna all'Istituto Galilei Costa di Lecce. Oggi siamo in collegamento con Elisa Guerra, una docente messicana finalista al premio, che ha iniziato la sua carriera di docente insegnando ai bambini molto piccoli. Da questa esperienza è nato un modello Filadelfia e una scuola, il Collegio Valle de Filadelfia. Buenos días, professora Guerra. Se lo esperaba usted de estar incluida dentro de los 50 profesores mejores del mundo? No me lo esperaba y fue una sorpresa, por supuesto, muy grata, muy agradable. Cuando llené la aplicación, la llené con una muy pequeñita esperanza, sabiendo que era una convocatoria enorme, y lo guardé en una esquinita del corazón como quien guarda un billete de lotería. Saber que estoy entre los 50 fue realmente muy, muy agradable. Y no creo que necesariamente podamos hablar de que los 50 que estamos entre los finalistas seamos los mejores maestros del mundo. Simplemente compartimos una pasión por la enseñanza y tuvimos la suerte de enterarnos de esta convocatoria o de ser nominados por otros compañeros maestros o alumnos para participar en ella. La domanda era, ¿se aspettava di essere inserita tra i 50 insegnanti più bravi del mondo? Ovviamente è stata una grandissima sorpresa e non se lo aspettava. In realtà, quando ha compilato anche il modulo, aveva ben poche speranze. Ha detto addirittura che aveva questa occasione nascosta in un piccolo angolo del suo cuore, come si nasconde un biglietto della lotteria. E sicuramente loro sono stati selezionati perché condividono una grande passione per l'insegnamento. D'altra parte, anche quelli che sono rimasti fuori non vuol dire che abbiano meno valore, che siano meno validi, ma probabilmente magari non hanno fatto in tempo o comunque non si sono accorti di questa possibilità. Ci può parlare del suo metodo e a chi è rivolto? Podemos hablar de su método y a quién va dirigido. Nosotros trabajamos con niños sanos y también con niños con necesidades educativas especiales integrados en la escuela, y la metodología se basa en el desarrollo del cerebro, en el desarrollo de las habilidades a través de las neurociencias. Entonces es un programa integral que incluye lectura temprana, conocimientos enciclopédicos, cultura global, niños para que sean ciudadanos globales, excelencia física, música, entre otras muchas cosas. E inicia como la adaptación a la escuela de los programas creados por los institutos para el logro del potencial humano. Bueno, il metodo adottato nelle scuole, diciamo, riguarda innanzitutto i bambini, diciamo, sani, quindi diciamo senza necessità speciali, ma anche d'altra parte i bambini con questi, diciamo, bisogni speciali. E, il programma si occupa diciamo, si organizza in vari punti. Innanzitutto si occupa dello sviluppo del cervello attraverso la neuroscienza, si occupa di sviluppare la lettura prescolare, si occupa di comunque cultura generale, di raggiungere quella che è un'eccellenza anche dal punto di vista fisico e anche di un aspetto, diciamo, in ambito musicale. E comunque l'adozione, diciamo, di questo programma si basa su quello che è poi il metodo dell'Istituto per il successo del potenziale umano.
Lei si occupa di formazione di insegnanti in Bolivia per la creazione di ambienti di apprendimento per i bambini. Può spiegarci di che cosa si tratta? Usted se ha dedicado también al entrenamiento de profesores en Bolivia. ¿Y podemos explicar de qué se trata? Bueno, la experiencia que tuve en Bolivia durante 2 años, en 2 diferentes viajes, se realizó gracias a una invitación del Save the Children, una organización internacional en pro de la infancia, y de una fundación local llamada Oxígeno Bolivia o 2 Bolivia, y ellos me pidieron que estuviera en Bolivia, en 5 ciudades de Bolivia, haciendo capacitaciones para maestros tanto de las ciudades importantes de Bolivia como de poblaciones más alejadas, tanto para niños con escasos recursos como para niños digamos, con una mejor posición económica. Y los entrenamientos tenían que ver con enseñar a los profesores cómo crear ambientes de aprendizaje óptimos para el desarrollo de los niños. Nosotros creemos que la mejor manera de ayudar a que nuestros niños y jóvenes tengan un mejor rendimiento académico y de desarrollo es llegar a ellos cuando son todavía muy pequeños. Y es también la mejor manera de eliminar o acortar las brechas que existen entre los niños que tienen pocas oportunidades y los que son más afortunados. Fue en Bolivia porque allá fue a donde me invitaron, pero he tenido la fortuna de estar en muchos otros países de Latinoamérica con propuestas similares, como Costa Rica, Colombia, Guatemala, Puerto Rico, República Dominicana, básicamente México, por supuesto. Sì, la professoressa ci racconta i suoi 2 anni di esperienza in Bolivia e ha potuto vivere questa esperienza grazie all'invito innanzitutto dell'organizzazione Save the Children e anche a un'organizzazione locale dal nome Oxígeno Bolivia. Ha in particolare visitato, si è recata in 5 città della Bolivia nelle quali si è occupata appunto della formazione degli insegnanti, sia in città, diciamo, più in centri più grandi, sia anche in centri minori. Questo, diciamo, progetto era quello appunto di formare l'insegnante e in particolare di strutturare un ambiente di apprendimento ad hoc per il bambino. Il progetto era quello di raggiungere i bambini quando sono proprio nell'età, quando sono ancora piccoli, quindi nell'età prescolare. Questo progetto ha anche l'intenzione di avvicinare i bambini agiati a quelli meno fortunati, quindi di dare a tutti le stesse possibilità. E poi comunque, oltre alla Bolivia, questo progetto è iniziato a prendere piede anche in altre città, quali Costa Rica, Colombia e nella Repubblica Dominicana e ovviamente nel suo paese, quindi in Messico. Lei ha lavorato con i bambini cerebrolesi come volontario a Glendoman per 1 decennio. Quali sono i risultati di questa esperienza? Y usted ha trabajado con niños con lesiones cerebrales como voluntaria de Glendoman y por 1 década más o menos. ¿Y cuáles son los resultados de esta experiencia? Ha sido una de las experiencias más gratificantes de mi vida y también en una de las experiencias donde más he podido aprender, tanto como docente como persona. El programa de Glendoman entrena a los padres de niños con lesiones cerebrales severas para que ellos puedan hacer en casa un programa completo de recuperación neurológica. Y me ha tocado, gracias a ello, poder ser parte de la recuperación de muchos pequeños en Latinoamérica, también en Italia. He sido parte del equipo italiano
En varias ocasiones hay una sede de los institutos en Italia, precisamente en Faulia, en la ciudad de Faulia, muy cerca de Pisa. Y mi trabajo ha sido ahí colaborar con la enseñanza de los padres para que ellos puedan aplicar los programas con sus hijos. Las madres de los niños y los padres de los niños con necesidades educativas especiales, con lesión cerebral, son mis héroes personales. Son ejemplo de devoción, de entrega y de entusiasmo, y son capaces de dar todo por mejorar las posibilidades de sus niños. Y eso es muy grande. Realmente he sido muy afortunada por poder convivir con personas que tienen en tan alta estima el desarrollo de sus niños. Gente que tiene la cabeza bien puesta sobre los hombros. La professoressa ci racconta che è stata un'esperienza molto gratificante, attraverso la quale è stata la prima ad imparare molto, e sia come docente che come persona. E, il progetto, diciamo, che parte, sappiamo, da Glenn Doman, soprattutto forma, aiuta i genitori ad educare, quindi a crescere i bambini con lesioni cerebrali. E tutto questo, comunque, si può, diciamo, l'intento di questo progetto è quello di permettere ai genitori di sviluppare queste potenzialità dentro casa. E, la professoressa si è, diciamo, portato questo progetto, sì, abbiamo visto in Latino America, ma anche in Italia, in un paese vicino Pisa. E, quindi questa possibilità che questo progetto, che si basa sulla formazione dei genitori, soprattutto padri e madri, per, diciamo, per aiutarli nella crescita di questi bambini cerebrolesi, attraverso questo progetto la professoressa ha conosciuto questi genitori che sono diventati i suoi eroi, perché ha comunque potuto vedere con i propri occhi la dedizione e l'impegno di questi genitori. Bene, dottoressa, la ringraziamo per la disponibilità e gentilezza e ringraziamo anche la professoressa Roberta Spadaccini per la traduzione. Y le agradecemos muchísimo por su disponibilidad y amabilidad. Un saludo de GDTV. Arrivederci. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Saludos desde México hasta Italia.